Sembra un rumore dell'acqua, delle onde. Sempre la sua A destra. ok, adesso guardi in là. Dall'altra parte. Ok, sempre sguardo fisso. Però no. Sono fantastici anche per i capelli, però. Ok. Pronto? Sì, salve, buongiorno. E vorrei fissare un appuntamento per un check-up completo. Ok, aspetta un attimo che guardo gli orari. Ok. Lei ha qualche urgenza particolare? No, guardi, proprio un check-up completo, occhi, gola, una visita generale. Allora, in realtà io si è liberato un posto oggi addirittura. E alle 14. Ok, Sì, va benissimo. allora mi dica solo il nome, poi prendiamo i dati poi oggi pomeriggio. Sì, Erika Rossi. Vediamoci pomeriggio. La Dopo. ringrazio. Grazie, arrivederci. Prego. Salve, si accomodi. Salve. Allora, ok, lei aveva l'appuntamento giusto alle 14, si è chiamato oggi. Esatto, sì. Ok. Allora, mi ha detto, da quello che mi sono appuntata, volevo un po' un check-up completo, quindi le volevo fare giusto alcune domande per sapere un po', visto che è la prima volta qui, giusto? Sì, prima volta. Si è trasferita? Sì, è da poco che sono qua, infatti ho trovato il vostro centro, Bene, come l'ha trovato così per curiosità? su internet. Ah, Il sito è molto molto perfetto. carino. Grazie, grazie. Se ne occupa mio marito. Allora, quindi le chiedo perché vuole fare questo check-up completo, che problema ha, da quanto non lo fa, quindi intanto nome e cognome. Mi ha dato il nome. Erika. Ah, giusto, mi ha dato anche il cognome. No, ok, ciao. Ok, poi data di nascita. 12-2-1989. Residenza, quindi? E adesso attualmente appunto sono un po' in movimento, però Roma. Via Via. dei Gigli 14. Ok, adesso le chiedo un po' di cose un po' personali, tipo se è sotto qualche farmaco. No, al momento no, ogni tanto magari prendo qualche antistaminico, sarà un po' per l'allergia, così stagionale. E cosa prende? Il Reactil. Sì, bravo, quello. Poi le chiedo se anche tipo sua madre, suo padre prendono delle cure particolari, se hanno delle patologie in famiglia, ereditarie. Guardi, mio padre al momento ha avuto un paio di infarti, quindi problemi un po' cardiaci, però mia madre è tutto a posto, quindi lui prende, diciamo, le solite medicine per regolare un po' la pressione, insomma, cose standard. E lei prende qualcosa per il colesterolo? No, Ecco. tutto normale. Ok, quindi ha fatto interventi chirurgici anche piccoli, da piccola. Dunque, mi hanno tolto la cistifelle da piccolina perché appunto avevo dei calcoli, quindi sì, ho sofferto parecchio. È figlia unica. Basta, tutto qui, solo Sì, quell'operazione. altre patologie, altre cose, direi che Ok, no, solo tutto a allergia ogni posto. tanto, vabbè, normale, siamo in primavera. Lei ha idea che
Che cosa le fa allergia? Ma forse un po' il polline più che altro, sì. Perché dura solo adesso, non dura tutta l'estate. Sì, meglio, infatti. Meglio, ok, perfetto. Magari dopo, io ho una crema a base di polline, così dopo gliela spalmo un po' sul braccio e vediamo un po' sì. Se le fa qualcosa. Quindi, allora, le chiedo se fa sport. Ma guarda, al momento sono un po' pigra, quindi, però ogni tanto un po' di palestra, un po' di spinning, okay. Step, sai. Beh dai, insomma, sono le cose. E sta seguendo una dieta particolare? Mediterranea, quella classica. Ok, perfetto, consigliatissima. E niente, allora io direi che siamo a posto. Vale per l'allergia, particolari sintomi agli occhi, pelle. Un po' gli occhi mi bruciano delle volte, lacrimano e la pelle ogni tanto un po' dei rossori, qualcosa in più. La gola? La gola delle volte, non sempre. Okay. Quindi anche tipo tosse, starnuti. Sì, starnuti, okay. Molti. Va bene. Allora, io oggi voglio andare a controllare un po' appunto tutto, le andrò a controllare un po' gli occhi, un po' la gola, poi magari anche un po' la pelle, e le braccia, un po' la schiena e facciamo anche l'olfatto, andremo a controllare, non tutti lo fanno, ma è una cosa molto importante, ok? Va bene. E niente, allora lei si rilassi con calma, ce la prendi con calma e iniziamo subito, mi appunto l'ultima cosa. Lei sia sempre onesta con me, se le fa male qualcosa, se le dà fastidio qualcosa, non si preoccupi. Lo dico, perfetto. Perfetto. È davvero molto carina. Grazie, anche lei. Ok, cominciamo. Allora, adesso mi metto un secondo i guanti. Ho un po' di difficoltà perché mi sono appena messa la crema per le mani, ogni volta mi scordo. Vedo che ha delle mani veramente liscissime. Complimenti. Grazie. Che crema usa? Questa qui, guardi, della Rilastegia. Sì, carina. Interessante. E sa, le faccio sentire così, cominciamo con l'olfatto. Sa di biscotto. Buonissimo. Un po' dolce, però per l'inverno è molto carina. Molto nutriente, infatti poi adesso per la primavera la cambierò. Ecco. Però se ci vuole qualcosa di un po' più leggero. Beh sì, poi io sudo, le mani che suonano terribile. E poi con i guanti si seccano tantissimo, si rovinano tanto, però che ci vuole fare? Ogni professione. Allora, adesso appunto volevo cominciare con gli occhi, guardare un po' se c'era qualche rossore e controllare anche un po' in generale la vista, quindi le chiedo anche di guardare a destra, di guardare a sinistra, in basso e in alto, e le punterò un po' una luce, non sarà una luce particolarmente potente, non si preoccupi. Spero di no, perché soffro un pochettino l'ansia del medico e sono un po' così. Ah, quindi ha il camice biancopatia? Sì, un pochettino sì. Mi è capitato più volte di svenire proprio boom per terra. È stato bruttissimo. Ma guarda, ci sono anche dei medici che proprio hanno empatia zero. Io cerco sempre di essere carina. Infatti è molto carina. Grazie, beh. Dovrebbero un po' essere tutti così, insomma, ogni volta, vabbè, ogni tanto delle giornate un po' così. Però. Beh, ci sta. Allora, adesso venga, metto gli occhi su di me e le faccio passare semplicemente la luce. Un attimo, vedo questa luce comunque e non è particolarmente. Ok, quindi fissi su di me, anzi sul mio naso in realtà. Ok, adesso guardi in là. Dall'altra parte. Ok, sempre sguardo fisso. Adesso in alto. E infine in basso. Ok. Adesso guardo un attimo anche se non le dà fastidio, me lo dico. Guardo un attimo anche il dotto lacrimale per vedere se c'è qualcosa. Lo sento un po' infiammato. In realtà lei prende anche delle gocce. Sì. Non me l'ha detto. Ah, è vero. Mi scusi. Magari se le cozze le danno fastidio, ci sono anche a posto degli spray
che si mettono proprio a palpebre chiuse e penetra attraverso le palpebre, quindi è molto comodo per chi soffre un po' le gocce negli occhi, sono effettivamente molto fastidiose. Sì, quelli che prendo io è proprio un collirio tipo la camomilla, una cosa molto... Però dà fastidio quando lo mette proprio le gocce. Ah, non ci sta. Niente contatto. Ok, allora aggiungiamo il collirio. E poi qui negli occhi li ho visti leggero lo sole, ma neanche tanto in realtà. Tutto bene. Comunque il collirio funziona. Però magari dopo li scrivo comunque lo spray che ho in mente io, così magari lo può aiutare. Costa un pochino di più, però la comodità di mettersi ogni volta non lacrimare per giorni. Sì, anche perché insomma. Anche quando sono truccata al lavoro mi colloca tutto, è brutto da vedere. E poi ok, per gli occhi mi segno le cose. Ok, quindi adesso le chiedo un secondo di invece seguire le mie dita. Quindi lei tenga sempre gli occhi sul mio naso e mi dica quando il dito va oltre il suo sguardo, quindi non lo vede più. Ok. Ok? Quindi cominciamo. No? Vuoi guardare il mio naso? Ok, lo vedo ancora? Sì. Dica quando smette. Non lo vedo più. Non lo vedo più. Ma però è una bella vista. Ok, adesso proviamo in alto. Non lo vedo più. Beh, caspita però. Almeno ce l'ho buona la vista. Non lo vedo più. Ok. Ho avuto problemi anche a mettere a fuoco le mie dita, cioè quando erano qui davanti. Appena quando le spostava in là. Appena. Mia madre me l'ha sempre detto con una vista da lince. Io no, porto gli occhiali. Ok, adesso io volevo andarle a controllare il naso un secondino. E qui le chiedo di chiudere gli occhi e le farò sentire degli oli essenziali, quindi abbastanza forti. E insomma, lei mi dovrà dire cosa sente, se li conosce. Magari alcuni sono difficili, però non so, lei ha a che fare con gli oli essenziali ogni tanto? Qualcosina, ma non tanto la vaniglia ogni tanto. Io uso un po'. Mi porta gocce quelli per le candele. Ci sta benissimo, quelli diffusori. Sì, anch'io ne ho uno lì in fondo. Ho messo l'arancia, si sente un pochino. Sì, infatti è buonissimo. Nuovo. Allora, quindi chiudo gli occhi con il primo. Ok, così. Non mi piace molto questo. Sa tipo di liquirizia. Insomma, provi a dire, non so, la ricorda qualcosa anche nella cucina? No, niente di particolare, forse menta piperita. Brava, bravissima. Ok, prima un po' fatica però. Ok, mi chiedo gli occhi, bravissima. Passiamo al secondo. Sono nuovi. Sì. Questo è buono. Tea tree. Perfetto, lo usa? Sì, molto. Ecco. Adesso prendo il terzo. Questo è abbastanza facile, molto molto forte. Ha un ricordo di limone, giusto? Buono. Quindi provi. Sì, limone direi. Lemon, bravo.
Sì. Questo è buonissimo. È arancia. Benissimo. Questo è per l'arancia dolce. Sa che esiste anche l'essenza di arancia. Questo non mi piace. Però non so dire che cosa sa. Speziato mi sembra, o sento male. È eucaliptolo. C'è eucalipto. Eucaliptolo principale. Allora non ci ho proprio preso. Vabbè, dai. L'hanno usato per fare i vapori? Sì, il VIX, però non mi ricordavo questo dolore. Questo. Perché nel VIX c'è eucaliptolo, mentolo, carambolo, c'è un po' di tutto. Benissimo. Allora adesso io le faccio sempre chiudere gli occhi e faccio il test dell'udito. In particolare andrò a farle sentire dei suoni e lei dovrà un po' descrivermi e dirmi insomma a cosa li associa. E poi insomma vediamo un po' come va l'udito. E ok, chiudo gli occhi. Il primo oggettino. Intanto mi dica anche se sento a destra o a sinistra. Alla sua, ovviamente. A sinistra. Cosa le sembra? Qualcosa di squishy. Benissimo. Qualcosa di morbido. Sì, ok, va bene. Bene. Ok, era questo gettino qui. Che carino. Lo chiamo gelatino squishy. Allora, poi, richiudo gli occhi. Sembra quasi rumore dell'acqua, delle onde. Sì, lo sente la sua? A destra. Ok. Bellissimo, questo è rilassantissimo. Potrei addormentare. Ok, quindi con un po' le sembra, le sembrava questo bagnato, sì? Sì, mi sembrava un po', sì. Sembra qualcosa di squishy però magnetico, esatto. Sì, questo si usa quando ha magari mal al collo, mal di testa, che si possa mettere in frigo, si scalda al microonde. Quindi sì, caldo, freddo. Ok, passiamo all'ultimo oggettino. Tante piccole palline. Alla sua? Destra, direi. Ok. Se invece qualcosa di soffice. Ok, va bene. E ora questo oggettino qui, questo non scalda mai. Oh, utilissimo l'inverno. Così. Destra e sinistra, non c'è problema. Ok. Beh, per il momento andiamo bene, giusto? Andiamo benissimo. Perfetto. Allora, adesso io le... Per un secondo la gola, giusto per vedere se la tosse le ha fatto qualcosa. Grazie. Allora. Sono un po' gonfia forse. No. Perché lei la tosse forte? A volte sì. Però no. Non sento niente, quindi. È a posto, ok. Perfetto. Quindi anche il collo. Evito di guardare anche la sua cola direttamente perché mi sembra veramente tutto a posto. Che sollievo, male. Allora, adesso io le controllerei un secondo la schiena. Sì. E vorrei che lei facesse dei sospiri molto molto grandi quando glielo dico io. Mi si giri pure. Adesso
Un respiro forte, forte. Ok, e poi via fortissimo. Ok, benissimo. Ancora. Un po' di fuori pure. Ok, ancora. Ok. Ancora. Un altro. Ok. Un po' più forte. Benissimo, così. Ancora. Ok. Ancora. E l'ultimo. Ok, perfetto. Tutto a posto. Allora, adesso andiamo a controllare semplicemente un avambraccio e una mano. E come vi ho detto, io mi sono tolta i guanti perché il lattice può fare un po' allergia. E volevo solo andarla a controllare se appunto la mia crema al polline le faceva effettivamente qualcosa, se magari deve prenotare una visita allergologica per capire cos'è. Sì, per capire un po' meglio, sì. Allora. Perché io sono solita come vedere un po' a dei rossori, la pelle un po' delicata. No, ma si vede. Allora, intanto aspetti che guardi la pelle. Così com'è. Allora. Sì, beh, non tanto, visto comunque. Perché lei si gratta qui. Soprattutto qua in questa zona. Non si preoccupi. Ok. A posto adesso, aspettiamo 5 minuti. Sì. Se vuoi si va a prendere anche un bicchiere d'acqua, quello che vuole. E dopo ti guardiamo bene come è messo il braccio. Vediamo se effettivamente è fresca. Non sento niente, non sento bruciore. È interessante. Va bene, allora aspettiamo un attimo e ci vediamo per 5 minuti. Ok. Allora adesso, passati 5 minuti, io non vedo nessun rossore, quindi in realtà potrebbe non essere il polline, anzi non dovrebbe, però andiamo a controllare se c'è qualcosa. Intanto suonano le campane, questo vuol dire. Siamo qui da un po', quasi da un'oretta. Sì. Però il mi sa che le prescrivo una visita allergologica e per capire giusto, in realtà comunque la dovrebbe fare addirittura a novembre, perché giustamente adesso non ha senso farla, se no sarebbe troppo inquinata tutta il test. Allora, adesso le volevo solo come ultima cosa, prima di fare tutte le prescrizioni, ok? Controllarle un pochino qui. Un po' la cuna. Vedere se c'è già qualcosa. Mi abbasso un pochino. Mi alzo io. Allora, volevo solo controllare qui. Lei usa particolari prodotti? Ma più che altro maschere, shampoo abbastanza naturali, okay. Con siliconi dentro, perché okay. Sai, ho la pelle molto molto delicata. Ok, sì, posso andare un po'? I fastidi sono fantastici anche per i capelli. Di spazzolare per ora, è rilassantissimo. Lo so. Ok,
Adesso mi segno le ultime cose, poi io direi che abbiamo finito, poi le do le stampo e tutte le ricette, così poi sì, le stampo. Ok. Poi si prenderà l'appuntamento con l'allergologa. Sì, è sempre in questo poliambulatorio, quindi è molto comodo, la conosco. Mm. Veramente carina. Oh, benissimo. Ok. Io la raccomanderò a tutte le mie amiche e conoscenti, perché veramente complimenti. Grazie. No, la faccio anche da poco, quindi neanche per l'entusiasmo, forse all'inizio, però. Però è importante, perché poi il rapporto col cliente, sa, è fondamentale. No, ma poi anche io ho avuto delle esperienze un po' non sempre bellissime con alcuni medici, magari sì, che non erano proprio gentilissimi, quindi ho deciso che se mai avrei fatto il medico sarei stata più gentile, perché è giusto così, perché poi se magari la gente decide poi di non fare le visite mediche perché ha paura, sì. La salute è importantissima. Sì. Ok, allora, quindi poi le do anche il foglio, cioè è senza ricetta però glielo scrivo, della, dello spray. Il collirio alla camomilla, continuo a prenderlo oppure? Mica non finisce, giusto per non sprecare il prodotto, però. Ok. Allora, questo ne può spruzzare fino a 10 spruzzi al giorno, però non c'è problema per tempistiche o cose. Assolutamente. Invece le prescrivo. Le voglio chiedere, ma l'antista mi dico che prende l'età un po' di solunezza. Sì. Cavoli, perché quelli sono anche di ultima generazione. Proviamo un altro. Solunezza delle volte è anche strano, però nausea. Ah, ne proviamo un altro, magari perché è qualche GP. Comunque adesso provo a prenderlo la sera, così almeno sono addormenta. Che se no, comunque questo dovrebbe dare ancora meno fastidio, poi magari senza anche collirio starebbe più meglio. E gli do la ricetta, così può prendere la scatola da 30, perché se succede da 8, tranquissimo. E così anche mi fa prendere la scatola. Ed ecco lei, grazie. Ok, quindi la mia farmacia dovrebbe anche pagarli di meno. E siamo a posto, direi, sì? Perfetto, la ringrazio tanto, è stata davvero carinissima. Grazie, un piacere mio. Alla prossima. Grazie. Arrivederci.